libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un pastore. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Dovrei essere libero, libero come un uomo. Un'ultima vicenda, carissimi amici telespettatori, telespettatrici, pensionate e pensionati, che offende Napoli e rende, ecco, questa città ridicola agli occhi di quanti la osservano da vicino e da lontano. Da vicino, e sono tutti quelli che si sono ritirati in buon ordine e hanno detto non vogliamo avere niente a che fare con la politica, da lontano tutti quelli che dicono, avendo conosciuto Napoli per una giornata, per mezza giornata, quello che è, perché sono venuto a vedere le sue bellezze, dicono ma guarda un po' che peccato quella città se deve versare in quelle condizioni. E allora, cari amici, dobbiamo dire la nostra necessariamente. Cioè, vi sembra mai possibile che a distanza di anni e dopo 8 anni di malgoverno di questo sindaco che è in carica e che è stato rieletto con quei pochi voti che sapete tutti quanti voi, perché ha voglia di dire di percentuali alte e così via, percentuali rispetto al numero dei votanti, e che sono stati veramente esigui, tanta parte di Napoli è rimasta a casa, non ne ha voluto sapere. Allora, siamo di fronte, ecco, nella nostra città in questi giorni, ad una crisi del prelievo dei rifiuti solidi urbani. Sono arrivate intanto le cartelle, o sono in arrivo, perché non ce l'hanno fatta ad essere regolari, ecco, hanno dovuto aspettare la nomina del responsabile, ecco, del settore rifiuti urbani. Hanno nominato una donna che ha firmato le bollette, hanno fatto intendere che erano partite, che c'erano ritardi, non è vero niente, sono partite in ritardo, hanno dovuto trovare la ditta che consegnava a casa, quindi non vi spaventate, vi arriveranno a tutti quanti e vedrete e registrerete che sono bollette esose praticamente. Paghiamo la spazzatura al comune, paghiamo la spazzatura alla provincia perché ci tengono in una condizione igienico ambientale egregia, quindi è giusto che paghiamo, è solo ironia, amici che mi ascoltate. Questi vogliono solo soldi e hanno prelevato dalle nostre tasche tante di quei soldi e non ci hanno restituito niente in termini di benefici per le tasse che ci hanno messo. Allora risulterebbero su Napoli, ecco, addirittura 350 tonnellate a terra, gli impianti che devono selezionare i prelievi di rifiuti solidi sono al collasso. Siamo di fronte ad una emergenza vera e propria di livello ambientale e guardate un po' che cosa succede. Succede che rientra in campo a Napoli un personaggio che ha fatto la storia dei penultimi anni prima dell'attuale sindaco e che ha gestito il comune di Napoli prima direttamente per 7 anni o giù di lì e poi ha gestito la regione Campania per altri 10 anni. Parliamo di Bassolino, questo signore che è stato posto sotto inchiesta proprio per la questione di rifiuti e che ci ha lasciato le balle che stanno lì, ecco, e che creano il fastidio che sappiamo tutti quanti, ritorna in campo e fa le sue riunioni con questa associazione Sud, con 2D, e alla quale associazione, ecco, come dibattiti creati, perché lui lancia la sfida al sindaco Arancione, cioè
si metta, si permette di dichiarare che oggi chi governa Napoli sembra avere gli occhi bendati. Senti un poco chi parla. Lui è esponente di quella sinistra che a Napoli ha creato tanti danni. Noi li viviamo questi danni, li abbiamo vissuti, li continuiamo a vivere. Sono danni irreparabili, cominciando dalla ita al sidere di Bagnoli. Ma come si permette questa gente ancora di presentarsi e di dire io ti risolvo i problemi? Ha risolto dei problemi, li ha risolti ai caschi gialli. Li ha risolti a chi ha percepito le pensioni d'oro, lì possiamo dire le pensioni d'oro, nel senso che erano pensioni che non dovevano nemmeno essere elargite, però si sono create le condizioni e c'è stato il beneficio. Hanno sfruttato i lavoratori e poi ne hanno, ecco, meno male, ecco, messi in condizioni che essi, che erano dipendenti di aziende parapubbliche, perché l'Italsider era capitale pubblico, ecco, ha potuto pagare mentre era in liquidazione anche gli ultimi caschi gialli che prestavano servizi in talune strutture di Bagnoli. E penso che ce ne sia ancora qualche superstite oggi che viene pagato come ex Italsider o Italsider in liquidazione. E questi si presentano ancora e si presentano come alternativa. Ma stiamo scherzando. L'alternativa vera, amici telespettatori e telespettatrici, siamo noi. Siamo noi che non abbiamo le mani sporche. Siamo noi che li abbiamo sopportati. Abbiamo tentato di fare tutto il possibile per aprire gli occhi a chi di dovere, a chi aveva la forza del potere, per creare delle condizioni diverse. Non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti perché la visibilità dei mass media viene concessa sempre alle stesse persone. La visibilità dei mass media è complice di tutto quello che è successo a Napoli. Allora noi diciamo, è cambiato qualcosa oggi? Lo dovete dire voi che siete in ascolto. Io quando registro, ecco, che ci sono circa 1 milione di pensionati di età superiore ai 65 anni e addirittura superiore ai 70 anni, gli ultra settantenni che sarebbero un 800.000 pensionati, noi diciamo siamo un potere a livello numerico, siamo nelle condizioni veramente di cambiare qualcosa. Siamo nelle condizioni di presentarci, di essere noi i protagonisti nella prossima, ecco, campagna elettorale che vede in campo la Regione Campania. Perché nel 2020 si rinnova il Consiglio regionale della Campania. Noi con questi numeri abbiamo la possibilità di realizzare un grande successo. Una grande possibilità di presenza politica. Noi abbiamo la possibilità di eleggere uomini e donne di età diverse che insieme agli anziani riescono a parlare il linguaggio della produttività, della dignità, della capacità, che riescono a approfondire tutte quante le loro esperienze per dare alla regione tutta intera, ma specificamente a quelle zone rimaste arretrate, tutto quello che serve in termini di promozione di una rinascita che è essenziale e che non può essere tale se non prevede la piena occupazione. E la piena occupazione non può essere che si realizzi se non si crea lavoro. E noi abbiamo questa necessità. Cioè il compito primario del prossimo Consiglio regionale è quello di rendersi organismo che coordina
tutto quello che succede sul territorio della regione, ponendo come visione generale la rinascita dei territori. E in tutto questo ci deve essere la rinascita di Napoli con tutte le sue ricchezze. Non può mancare questa riflessione e non può mancare la riflessione, e vi invito, questa emittente che ci dà la possibilità di parlare a tutti quanti voi 3 volte al giorno, va bene, e che ci dà anche la possibilità di porre, ecco, in evidenza questi nostri video su YouTube, su Facebook, ci mette nelle condizioni di essere sempre all'attenzione di coloro i quali, ecco, sono pensionati e che si vedono isolati, si sentono soli. Noi siamo vicini a loro, ma siamo vicini a loro in quanto loro appartengono a famiglie che hanno il problema dei pensionati, a famiglie che hanno dentro di loro, nelle sue componenti, il pensionato che gli dà una mano, a famiglie che non ce la fanno e che, grazie a Dio, il pensionato può dare loro questa mano determinante. Siamo vicini noi e cerchiamo di eliminare questa solitudine dando delle speranze e cercando di svegliare le coscienze per dire: ma guardate un po', noi abbiamo la possibilità di mutare queste cose, di cambiarle queste cose, di mettere in condizioni che queste cose diventino realtà. E perché diventino realtà? Si devono trasformare in politica attiva. Cioè, noi dobbiamo far emergere, ecco, volontariamente tutti coloro i quali, di fronte allo sfascio generale, hanno ritenuto, e parlo di giovani e parlo delle donne e parlo degli anziani, hanno ritenuto di ritirarsi in buon ordine. Dici: ma che dobbiamo fare in mezzo a sto schifo? Noi questo schifo lo possiamo rimuovere perché abbiamo la forza di farlo. E a conforto dei giovani e delle donne, io voglio dire che se l'appello nostro viene raccolto dai pensionati ultra 65 anni e ultra 70 anni a salire, noi siamo nelle condizioni di suscitare l'attenzione di circa 1 milione di persone in Campania. Mi dovete dire qual è il partito che può fare riferimento ad 1 milione di persone in Campania. Lo siamo noi, pensionati d'Europa. Lo siamo noi, pensionati, che da 15 anni, a marzo dell'anno prossimo faranno 16 anni, siamo stati capaci di essere presenti sistematicamente sul territorio attraverso i piccoli mezzi che abbiamo a disposizione. E ci vedrete da settembre in poi nelle vostre zone per raccogliere le firme necessarie alla presentazione delle nostre liste in tutte le province della Campania, perché noi dobbiamo essere presenti in tutte le province della Campania, e gli anziani devono guardare con attenzione a questa proposta, che può essere giudicata vecchia se rapportata all'età, ma deve essere giudicata nuova, perché quello che abbiamo dentro noi, ecco, non ce l'ha nessuno. Noi siamo coloro i quali hanno da regalare, da mettere a disposizione, da veramente essere considerati, come dire, l'humus è quel necessario che mette in condizione di crescere il territorio su cui riusciamo ad affermare questa presenza. Ce la dobbiamo mettere tutta. Noi dobbiamo essere capaci di dare una dimostrazione alla politica che abbiamo giudicato schifosa,
insopportabile da lunghi anni a questa parte, che deve guardare, se vuole rinnovarsi, alle nostre capacità. E allora, quello che vi dicevo prima, noi da settembre in poi ci vedrete nelle piazze dei centri più importanti per raccogliere le firme. Ci vedrete con il nostro gilet bianco, ci vedrete con le nostre bandiere, ci vedrete presenti per la raccolta delle firme. Ma la cosa più importante deve essere per voi quella di offrire la vostra persona, le vostre capacità alla lista dei pensionati d'Europa. Voi che avete i 65 anni, i 70 anni, i 75, che avete la capacità e la forza di prospettarvi. Noi siamo nelle condizioni di accogliervi e di mettere a frutto quello che sicuramente saprete darci in termini di contributo fattivo. E allora noi che cosa peroriamo? Noi peroriamo la causa del benessere delle famiglie meno abbienti, peroriamo la causa di una vita degna dei pensionati, ma la causa che più ci sta a cuore, e qui chiudo la trasmissione e vi ringrazio per l'ascolto, è quella che vi mostrerò adesso, è che lo slogan che abbiamo ritenuto di mettere, ecco, in mostra nel corso delle nostre manifestazioni e che avremo sempre presente, e ci batteremo perché questo si realizzi. Noi dobbiamo creare le condizioni per una piena occupazione in Campania. Quindi, nel salutarvi, ecco noi che cosa vogliamo: il lavoro, il lavoro, il lavoro. Quindi investimenti e lavoro, amici telespettatori. Buona serata, grazie per l'ascolto. Superpensioni, terre che più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, terre che più, evasori legalizzati.